17 marzo, la festa dell'Unità d'Italia, la ricorrenza della proclamazione del Regno d'Italia, 1861, in un luogo emblematico davanti nella piazza Cavour, al monumento di Camillo Benso, conte di Cavour, che non vide il 1861 ma che portò alla creazione col suo impegno politico, amministrativo, con la grande azione per arrivare alla unificazione del nostro territorio, unificazione geografica, unificazione politica, con lo Statuto Albertino del 1848, l'azione di Vittorio Emanuele II, la parte di Cavour da un punto di vista politico, la parte di Garibaldi da un punto di vista militare, di azione, per arrivare a quello che è, come ho detto, una unificazione che ha creato il nostro Stato. Da creare lo Stato a creare gli italiani, come diceva D'Azeglio, certamente sono passati 161 anni in cui i valori dell'unificazione della nostra nazione hanno portato a condividere questi sentimenti di libertà, di democrazia, i valori che noi tutti condividiamo e che oggi, in un momento così particolare, così difficile, con gli orrori della guerra vicino a noi, sicuramente devono essere sempre più rinsaldati, sempre di più perseguiti, sempre di più tenuti presenti per far sì che la nostra nazione, quello che davvero sono riusciti a fare in allora il re, Cavour, tutti gli italiani, porti ancora questo grande sentimento di patria, di libertà, di democrazia, di capacità di realizzare le cose per i propri cittadini, come noi tutti a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale vogliamo, perché la nostra Italia sia unita anche davvero per l'aiuto agli altri popoli che ha bisogno, con grande sentimento di unione e di partecipazione.